Buongiorno a tutti, io sono Sean e questo è Salt, il mio canale che parla di sport e altri argomenti interessanti. Oggi siamo in provincia di Avellino, tra Guardia dei Lombardi, Sant'Angelo dei Lombardi, che sono dei piccoli paesini e come avete potuto vedere dalla prima inquadratura stiamo andando a vedere la Mefite. La Mefite è una zona vulcanica, un'area vulcanica, si potrebbe anche paragonare alla Solfatara di Napoli, quindi è come dire un piccolo cratere vulcanico a cielo aperto, senza avere la classica forma del cono. Non c'è una vera e propria caldera sotto, questa è una zona di attrito della crosta terrestre e quindi si creano delle pressioni e di conseguenza temperature elevate. L'odore mefitico puzzolente di zolfo proviene dagli strati bassi della crosta terrestre. Questa zona è anche stata un insediamento religioso in tempi pre-romani, all'epoca in cui gli Irpini erano alleati dei cartaginesi contro Roma. Quindi sono stati ritrovati resti di un tempietto dedicati alla dea Mefite, che era una dea della fertilità sia della terra che delle donne, e poi successivamente la zona fu abbandonata perché i romani punirono gli Irpini e vinsero le locali guerre. Questa zona oggi è molto importante perché ci sono dei pascoli che circondano la Mefite e le pecore che pascolano in queste zone danno un latte che è davvero speciale. Questo posto è anche ricordato dal poeta Virgilio, e Virgilio ha collocato qui una delle porte degli Inferi insieme all'altra zona vulcanica più famosa, quella del lago d'Averno. Sicuramente la fama di questi luoghi non è immeritata, ci deve essere stata qualche evento, qualche alluvione, qualche evento nefasto, perché ho trovato una serie di cadaveri di animali, tra cui qualche agnellino, delle volpi, delle pecore e dei cinghiali, ma abbastanza numerosi. Poi sono stato dissuaso dall'andare ancora avanti per prudenza, diciamo che non sono tra le persone più prudenti che c'è. Comunque l'aria mefitica poco respirabile c'è tutta. Come avete potuto vedere dalle foto, siamo appena stati in un agriturismo che fa capo anche a un caseificio del formaggio carmasciano. L'azienda si chiama Forgione e producono un buon carmasciano. Il carmasciano è sicuramente una storia di successo dei paesi attorno alla frazione di Carmasciano, quindi che includono la frazione Carmasciano oppure Sant'Angelo dei Lombardi oppure Guardia dei Lombardi, e abbiamo assaggiato, ma anche proprio mangiato, due stagionature di questo formaggio, quindi due forme diverse di questo formaggio, la prima di 6 mesi e la seconda di 2 anni,
e quindi abbiamo fatto una degustazione, per così dire, verticale. E nella prima forma gli odori erano decisamente molto forti, quindi si sentiva distintamente la mefite nell'odore del formaggio, vale a dire quando la pasta del formaggio si spacca e si annusa, e lì in quel momento si è liberato questo fortissimo odore di mefite. E odorando la pasta si sentiva anche un odore, diciamo, quasi di frutta tropicale, quindi di ananas e di altri frutti tropicali. E il gusto del formaggio comunque appare piuttosto sapido e abbastanza solubile. Io ho cercato di usare il linguaggio dell'ONAF, che è l'organizzazione degli assaggiatori di formaggio. Mentre nella seconda forma c'è un cambiamento radicale perché avendo 2 anni, diciamo, è una stagionatura molto spinta per una forma di formaggio così piccola e gli odori non si sentivano così forti anche perché la forma era un po' fredda, veniva dal frigorifero, ma quello che è venuto fuori in maniera prorompente sono stati gli aromi, ovvero quegli odori che si sono liberati dopo aver masticato il formaggio. Quindi negli aromi si è sentito sia l'odore della mefite, sia delle note animali, quindi note quasi si sembrava di sentire il sudore dell'animale, il cuoio, la pelle e la lana della pecora. Quindi tutta questa sensazione mi ha totalmente avvolto. Questo abbinato a un bicchierino di vino, quindi piove sul bagnato perché avevo già bevuto un po' di vino in precedenza. Io mi riprometto di raccontarvi in maniera più esaustiva la storia del Karmashan in un video futuro. Comunque sappiate che si tratta sicuramente di una storia di successo. Il successo sta sia nel prezzo che il Karmashan riesce a raggiungere sul mercato, che è un prezzo importante che permette di compensare il lavoro che c'è dietro. Secondo della stagionatura, il prezzo va dai 25 fino ai 60 euro al chilo. E l'altro successo riguarda invece il tramandarsi, riuscire a tramandarsi le tradizioni locali, le tradizioni del territorio. Pensate che il signore che ci ha venduto la forma di Karmasciano fa veramente, veramente più di un lavoro, perché ha l'azienda agricola, quindi si occupa di lavori di agricoltura e già sarebbe qualcosa di molto impegnativo. In più, avendo il gregge di pecore, fa il lavoro della pastorizia. Ovviamente con il caseificio fa anche un altro lavoro, che è quello di produrre il formaggio. Avendo l'agriturismo si occupa di ristorazione e poi nel tempo libero, per così dire, è stato un impiegato comunale, quindi deve aver lavorato incessantemente durante la sua vita per mantenere le tradizioni di famiglia e per mantenere questa bellissima Italia rurale ancora viva. Naturalmente spero che vi sia piaciuto il video. Un saluto affettuoso da Sean. Alla prossima avventura.
occhi specchietti, siamo lucidi e splendenti. Le luci della notte si riflettono sui denti. Prima fermata.